Buongiorno amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, io sono Erla, questo è il mio canale e questo è un nuovo vlog. Buongiorno amici, buongiorno. Allora, due cose stamattina. Uno è super presto. Sì, anche oggi non ho dormito un tubo. E punto numero due, c'è una cosa che stamattina mi inquieta. Ma chissà che vuole da me questo gatto a quest'ora del mattino, non lo so. Vabbè, comunque raga, poi con quella faccia lì affranta, che l'ha tratto da principessa, non lo so. Comunque, buongiorno. Allora, ragazzi, questa settimana parte malissimo, ma malissimo, malissimo. Questo perché ho dei problemi seri, ma seri, di insonnia, cioè non dormo niente, non riesco a capire come io faccia a stare in piedi. Dormo una media di 4 ore a notte da tipo 2 mesi e ho sempre dormito così, però almeno 5-6 ore le dormivo, ma questi mesi qui, cioè solo 4 ore al massimo. Quindi sono distrutta dalla vita e continuo a fare delle pierinate allucinanti perché non connetto il cervello. Comunque, iniziamo subito la giornata, facciamo colazione e si va! Ed eccoci, buongiorno, sono sveglia dal mio pisolo pomeridiano come sempre e oggi è più tardi del solito, ragazzi, ho dormito un po' di più, ma niente, la gente continua a scrivermi oggi veramente. Tra chiamate e messaggi non sopporto più nessuno. Quindi ora facciamo la merenda e continuo a fare quello che sto facendo, ovvero sto cercando di fare una minchiata, ma non riesco. Vabbè, comunque stamattina ho fatto un po' di spesa e non l'ho neanche messa a posto tutto, guardate, dopo questa roba la porto di là. E niente, poi mi devo fare la doccia, cioè mi faccio la doccia l'ho già fatta in palestra, però devo rifare la doccia con i capelli e poi mi preparo, perché mi devo preparare per uscire stasera e poi devo preparare la cena, farò un po' di meal prep. Speriamo di fare in tempo a far tutto, sono veramente negativa. Merenda time! Buongiorno amici, buongiorno. Vedete, non mi sono neanche struccata da ieri sera. Sono andata a letto diretta perché avevo sonno. E adesso è really, really presto. Sono le 5. Questo perché devo accompagnare una mia amica in ospedale a fare il pre-ricovero a Milano. E quindi dobbiamo partire alle 6. E ho dormito niente. Bene, ok. Non so come porterò a termine la giornata. Grazie di essere di riposo. E niente, ora facciamo una colazione al volo, ci prepariamo e andiamo. Sarà una giornata stancantissima. Non so ancora se mi porto qualcosa da fare in ospedale, non lo so. E vediamo quali sviluppi ci saranno. E niente, questo è quanto, lo so, lo so, lo so. Io vivo di notte, non riesco a capire, durante il giorno niente, dormo. Funziona al contrario. A dopo. Dance till I can't no more. All of this time I've been dreaming on the dance floor. Buongiorno amici, buongiorno. Allora, sono tornata dall'ospedale e poi niente, sono venuta a casa morta, assecchita, avevo sonno, ho dormito, ragazzi, anche perché mi sono svegliata presto, ma sono andata a letto anche tardi, quindi ho dormito meno del solito, ma molto probabilmente disturbato perché sapevo di dovermi alzare. Niente. Yogurtino come sempre e poi palestra. Come sempre super mega focus sul mio
yogurtino, fragole, mirtilli, cioccolato, yogurt greco e Conflex. Allora, prima di mangiare vi devo raccontare sta cosa. Praticamente sapete che io mi ero portata al pranzo a sacco, alla fine non è servito perché alla fine all'una siamo tornati a casa, quindi io ho mangiato il mio pranzo a sacco a casa, buona. Prima, mentre eravamo in macchina, mia amica dice: guarda, io mi fermo, faccio McDrive, tu cosa fai, mangi con me? E raga, io ovviamente ho detto no, chiaro, no, settimana, mezzogiorno, si mangia normale, cioè non mi passava manco per l'anticamera del cervello. Fatto sta che poi, niente, cioè poi proprio il Mac, non è perché io debba fare sempre la fit, però il Mac mi piace, ma ho questo sentimento che me lo mangio, un'ora dopo c'ho fame, e poi soprattutto mi rimane tipo strapeso dopo, cioè dopo mi viene veramente un mal di pancia allucinante, quindi veramente già l'idea di quel fritto crasto che sarei stata male dopo, mi passava proprio la voglia. Raga, ve lo giuro, niente, facciamo McDrive prima che mi porta a casa, prendo il sacchetto, quando ho sentito quell'odore lì, raga, cioè ve lo giuro, mamma che buono, ma quanto è buono il Mac, cioè a volte dimentico di come vivono le persone normali, cioè che fanno ritardo e si fermano al Mac e prendono il McDrive, mentre io invece, cioè per me è una roba allucinante, no, bisogna per forza prepararsi qualcosa, a volte veramente ritorno sul pianeta Terra e dico... Ok, non so, cioè a volte veramente dico boh. Vabbè, comunque piccolo exploit, diciamo che in un'altra vita l'avrei fatto. Sono contenta di aver resistito perché fondamentalmente non è che, cioè, mi piace ciò che mangio, quindi non è che avevo questa voglia esagerata, mio Dio, lo devo mangiare per forza. Però dall'altra parte sono rimasta sconvolta, raga, cioè solo l'odore mi ha fatto venire la voglia allucinante, quanto è buono il Mac. Vabbè. A dopo, ora mangio veramente. Dance floor, dance floor. Ciao amici, buongiorno, buongiorno. Allora, oggi è un nuovo giorno e mi accingo a preparare la colazione. Questa mattina voglio provare una roba particolare che, se va a buon fine, vi farò vedere nei prossimi video. Comunque, questa mattina intorno alle 9 che sbatti, raga, che sbatti, che devo andare al lavoro. Cioè, ma che avete tutto sto sbatti andare al lavoro? Cioè, io voglio conoscere se qualcuno... Cioè tipo si alza la mattina e dice: wow, devo andare al lavoro, perché io no, ma penso nessuno. Comunque oggi è un centrale, non pranzerò. Vabbè, questo rumore che sentite è il forno, sì, perché ve l'ho detto che sto per preparare qualcosa di nuovo. E niente ragazzi, vi porto nella mia giornata, speriamo che non sia da strapazzo come ieri. Ah, aggiornamento, cioè ieri mi sono addormentata tipo prestissimo, alle 9. Quindi, anche se mi sono alzata extra presto, ho dormito 7 ore, ragazzi. Ieri ero distrutta dalla vita, in palestra mi sono trascinata, allucinante. Vi porto con me, a dopo. Dance floor, dance floor. Tell me you still remember. One day we'll be together. Buono. Buonissimo. Buono. Anche. Dance floor. Finalmente è finita questa giornata, vado a casa che sto morendo di fame e poi dopo devo andare in palestra, quindi vado a casa, mi faccio un po' di relax, mangio qualcosa, penso di mangiare un po' di yogurt con le gallette, comunque vi faccio vedere, e poi vado in palestra e domani tra meno di 12 ore sono di nuovo qua, non sono pronta mentalmente, raga, aiuto. Però almeno domani è sabato e non farò niente perché domenica alle 3:45, ma va bene così. A dopo, raga.
Buongiorno. Allora, scusiamo subito la faccia, sorry your face, ma è veramente, 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 veramente presto, perché oggi inizio alle 3:15. Voi direte, ma tu inizi sempre presto. Sì, ma alle 3:15 è veramente presto, cioè io vi parlo dalla 1:55 di notte. Devo andare a prepararmi, ragazzi. Ho fatto colazione, non ne avevo la benché minima voglia, ma se no il cervello non funziona. Oggi è sabato. Solitamente il sabato vedo la mia mamma, la mia zia. Oggi non voglio farmi trovare da nessuno. Ho un sacco di cose indietro che devo fare, devo trovare la volta di farle, ma vediamo, poi magari cambio idea. E niente, andiamo a lavoro, viviamo la giornata, ragazzi. Sarà una giornata come tutte le altre, perché domani inizio 3:45, quindi non penso neanche di uscire stasera, che sbatti. Però vabbè. Niente, ragazzi, buongiorno, andiamo. Sarà il Ryanair sicuro. Poi vi volevo dire un'ultima cosa prima di andare al lavoro, che io non prendo nessunissimo tipo di integratore, ma in questi giorni qui mi sa che mi piglio magnesio e potassio, perché veramente, raga, mi sento molle. Sta cambiando la stagione. Scusatemi, sta cambiando la stagione. Non so anche per me quando cambia la stagione, raga, mi sento mollissima. E veramente mi sento molle, cioè. Vabbè, a parte il sonno, però mi sento proprio molle. Cioè, l'altro giorno in palestra c'ho proprio fatica. Ma proprio fatica, non di male, ma fatica a vivere proprio. Quindi mi sa che mi prenderò una bustina di Polade prima di andare al lavoro. Mamma mia, che faccia da dannata, ragazzi, aiuto. All of this time I've been dreaming, dreaming on the dance floor, dance floor. Tell me you still remember. Buongiorno amici, sveglia dal mio pisolino pomeridiano e pronte ad affrontare questo sabato. Vediamo che cosa ne pensa Frankins. Frankins, cosa facciamo oggi? Andiamo. Ma dove mangiamo? Dai! Mangiamoci la cioccolata. Ma io sono seria. Vediamo, dai. Senza dire. Allora. Quindi sei vergognoso? No, no. Andiamo. È un baraccone. Ma vaffanculo. Niente, raga, per me non faremo un emerito cazzo, ma mi toccherà lavare il pavimento, scommettiamo. Vabbè. Buona continuazione! Amici miei, grazie per aver visto anche questo video. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like e anzi, se hai visto il video fino a qui, ti invito a commentare qui sotto al video scrivendo top. Noi ci vediamo la settimana prossima in altre avventure. Grazie ancora, iscriviti al canale. Ciao!